Stamma a sentì. Dica. Nel weekend su 10 pronostici ne abbiamo indovinati 8. Sì, giusto? Giusto. Ieri nella Champions League su 8 pronostici che abbiamo fatto ne abbiamo beccati 7. E nonostante questo un sacco di gente ha vinto, perché non tutti si sono giocate tutte le schedine, tutte le partite insomma che abbiamo. Chi ci ha avuto la furbizia e l'intelligenza di giocarsi alcune partite ha vinto. Ha vinto. Eppure parecchi soldi. A sto giro non beccheremo un cazzo sicuramente, però vogliamo provare a fare i pronostici anche delle partite di stasera. E invece questa è la volta buona che le piamo tutte. Speria. Tutte. La madonna. Tutte 8. Voglio vedere dopo quando sono finite le partite. Garantisco io. Ecco, preparatevi allora. Sigla. Sto incazzato perché noi ne abbiamo sbagliata una. Cazzo. Come al solito. Vincevamo più di 1500 euro. Mannaggia la mignotta. Vabbè raga, cominciamo con i pronostici. Ah, perché sto con la maglietta della Roma? Buongiorno raga, innanzitutto ben ritrovati. Perché sto con la maglietta della Roma? Che ne so io. Perché domani gioca l'Europa League, gioca la Roma. Se volete anche i pronostici dell'Europa League, fateci sapere. No, 300 like in questo video. Senza fateci sapere, tramite like. Basta che schiacciate il like. Va bene. Cominci? Cominciamo raga. Allora abbiamo Bayern Monaco PSV Eindhoven. Bayern Monaco 1-22, pareggio a 7 e il PSV a 13. Bayern Monaco in casa è una corazzata incredibile. Vabbè, questa penso sia, non dico abbastanza semplice, visto che lo stato di forma del Bayern Monaco non è dei migliori, però è quello che stavo per dire. Uno più over. Perché la vittoria la danno a 1,22 ed è veramente poco. Sì, quindi. Perché over e non gol con handicap? Cioè, perché over e non uno più handicap? Ossia che il Bayern Monaco deve vincere almeno due gol di scarto. Perché potrebbe essere che vince 2-1. Esatto, perché non si sa mai, il PSV potrebbe fare lo scherzetto al Bayern Monaco. Quindi, certo, cerchiamo di pararci con l'uno più over. Vai avanti. Andiamo avanti con Celtic Mönchengladbach. Il Celtic viene dato a 2,70, il pareggio a 3,45, il Gladbach a 2,50. Io rimango del parere che il Celtic, soprattutto in casa, è una squadra veramente infame. E lo ha dimostrato con il City, che io ti dicevo, Dembélé è forte e segna ed è qua ed è là. Io non ci credevo. Quella volta ci ha fatto perdere la schedina, perché il City ha pareggiato 3-3 e noi avevamo messo 2 più gol o più over, non mi ricordo, al City. Avevamo messo 2 più over quella volta. L'over avevamo beccato, il 2 l'avevamo sbagliato. E va bene. Detto questo, il Gladbach è una buona squadra che c'ha un'ottima organizzazione de base, però deve andare a giocare comunque in Scozia. Certo, come si è trovato in difficoltà al City, magari si trova in difficoltà con il Mönchengladbach. Quello là. Sì. Secondo me ci potrebbe uscire un gol. Ma penso che passi in vantaggio il Celtic. Ok, io magari una cosa che può essere una quota buona è 1x. Se ve la volete rischiare un po' di più. A quanto danno l'1? A 2,70 e il pareggio a 3,45. Anche secondo me. Anche l'1x potrebbe essere una quota molto interessante. Secondo me addirittura meno rischioso rispetto al gol, perché comunque il Gladbach, ripeto, è una bella squadra, ma il Celtic in casa viene trascinato veramente tanto. Quindi a voi la scelta. Io devo dire la verità, io mi sento più il gol. Okay. Se voi vi sentite più una cosa, un risultato secco, quindi 1-2x, metteteci l'1x, che secondo me potrebbe essere buono come copertura sulla quantità, ovviamente, se giocate tutte le partite. Vai. Arsenal Ludogorets, ragazzi, Ludogorets rompi i coglioni perché è una squadra proprio infame. Il golletto potrebbe uscire, però le quote sono molto strane, molto molto basse per l'Arsenal, soprattutto che viene dato 1,14, il pareggio a 8 e Ludogorets a 20 addirittura. Te posso dire una cosa? Uno più over, perché Ludogorets potrebbe segnare. Non mi sento l'uno più handicap dell'Arsenal, perché potrebbe vincere 2-1 l'Arsenal. Stesso discorso di prima, potrebbe vincere 5-1 l'Arsenal. Sì. Potrebbe vincere 1-0 Ludogorets. Possibile, ma probabile. Come avevo preannunciato per Ludogorets, appunto, contro il Paris Saint-Germain, che avevo detto che sarebbe passato in vantaggio, mi sento a sto giro che comunque un gol lo potrebbe piazzare. Ma passa in vantaggio l'Arsenal? Passa se in vantaggio deve no, qualcuno. Mi sento proprio di no. No, pure io. Se infatti ve volete rischiare un segnagol a squadra trasferta, è molto rischioso, però. No, io non me la sentirei, perché comunque l'Arsenal gioca in casa, non lo metterei.
Però per chi ama il rischio proprio di quelli estremi, ecco, esatto, ecco, non andate a zozze, puntate su, ok, vabbè, niente. Sempre il solito discorso, se fate poche partite e volete alzare la quota, quella potrebbe essere una quota buona. Se volete fare una schedina proprio rischiosa con quattro partite, potete fare quattro cose abbastanza toste, non si sa mai dalla vita. Quella è solo però se... only the brave. Ecco, ecco. Sì, tipo chi vuole essere milionario, esatto, proprio così. Noi perché consigliamo tanto l'uno più over, quindi. Vai. Poi abbiamo la partita più importante, Barcellona-Manchester City. Ah, ok. Facciamo una piccola anticipazione? Sì. Faremo il pronostico gameplay nel video successivo, non so che ora lo pubblico, penso alle 17. Lo pubblicheremo, state... alle 17. Allerta. Ok, va bene. Barcellona 1,52, pareggio 4,70, City 5,60. È una quota veramente allettante. Il Barcellona gioca in casa, ma il Barcellona ha dimostrato che quest'anno perde anche con le squadrette. Sì, ha perso una partita con le squadrette, invece il City non attraversa un momento di forma. E quello è vero, forse quella quota così elevata è fatta proprio per far bocca all'amo un sacco di gente. Però è pur sempre il Manchester City. Esatto, Guardiola da ex contro il suo allievo, tra virgolette, Luis Enrique. Secondo me un gol ci potrebbe star tutto. Io non credo che sarà una partita che si mettono così tutte e due in difesa e non esce fuori in gol. Messi, Suarez, quello della ci sta Nolito, che ha dimostrato di essere veramente all'altezza Nolito, delle grandi Aguero, squadre. Sterling. Sané, ecco. David Silva, Kevin De Bruyne, ce ne stanno quanti ne Cicciolina, volete. Cicciolina, ci sta chiunque, va bene così. Vai avanti, penso che su quella... è la cosa più... diciamo solo gol, raga, 1x2 non ce lo rischiamo, eh? Forse pure un over volendo, però se proprio devo rischiare io preferisco un gol, perché goal è un po' più... boh, sì, fate voi poi. Un gol over, potrebbe, raga, finire 1-1 per esempio, vai. Paris Saint-Germain-Basilea. Il Paris viene data 1,22, il pareggio a 6,75, il Basilea a 12. Cavani da prima punta? Certo. Allora fermate, uno più over. Uno più over. Secondo me... quant'è la quota della vittoria del PSG? 1,22, abbastanza secondo bassa. Secondo me, noi ogni volta che vediamo squadre in casa 1,20, sempre rischiato l'1 più over, 85% dei casi lo becchiamo. Preso. Quindi ragazzi, è statistica, eh? È statistica, è sì, matematica, perché tanto alla fine è tutta una questione di quello. Che poi ricordate... chi fa le quote ci capisce proprio per quel motivo. Non ci capiamo un cazzo, però ci proviamo. Ricordate che l'over è sempre su un totale di 3 gol almeno. Almeno 3 gol in tutta la partita, quindi, quindi potrebbe 2 a 1, essere 2-1, 3-0, 4, insomma, quanti ve ne 5 pare? 5-1 è sempre over 2,5, eh. Vai. Napoli Besiktas, la nostra, ecco, italiana. Il Napoli a 1,44, il pareggio a 4,60, il Besiktas a 7,50. Il Napoli non sta attraversando un bellissimo momento perché viene a 2 sconfitte. 2 sconfitte consecutive contro Atalanta e Roma. Ecco, mi stava a scappare un rutto e va bene così. Sì. Però c'è da dire che il Napoli è sempre Napoli, anche senza Milik, giocherà in casa. Potenziale offensivo nelle ultime 2 partite scarno, ma secondo me a sto non giro... non ha fatto un gol. No, ha fatto il gol con Koulibaly. Solo con Koulibaly. Ma un attaccante, io non so se Gabbiadini, non so se Mertens, non so se Caglion, ma stasera mi sento parecchie reti. Mm. E penso che Napoli possa dilagare, la cattiveria tornerà. Io ce vorrei mettere uno più over. Molto rischioso, però sono d'accordo pure io. Uno più over. Un golletto del Besiktas potrebbe, e dico potrebbe, uscire fuori. Sì. Chi se lo sente lo rischi. Noi non lo so se lo rischieremo. Io penso andare sull'uno più over perché mi sì, sento. Sì, no, io pure uno più over, raga. Mi sento di rischiare quello, sinceramente. Poi, ragazzi, vedete voi, a voi sempre l'ardua sentenza. Non vi dovete giocare tutte le partite che diciamo, perché ogni volta sono 20 partite. Scegliete quelle che vi sentite anche voi in base a quello che suggeriamo. Che è se ovvio vole... che sia così. Se volete andare un po' più sul sicuro, potreste fare o uno o over senza combinare la cosa. Sì, ma uno danno a poco, over lo daranno abbastanza, una quota sempre abbastanza elevata. Allora la decisione a voi, la decisione, vai. Ci abbiamo Rostov contro l'Atletico di Madrid. Il Rostov viene dato a 8,50, pareggio a 4,50 e l'Atletico a 1,40. Questa è infame. È infame perché l'Atletico Madrid, diciamo che si adegua al gioco della squadra avversaria. Se sa che la squadra avversaria è inferiore, attacca e mena. Se invece sa di essere inferiore l'Atletico Madrid, se mette dietro, riparte solo un contropiede, Griezmann e pedalare. Non ci dimentichiamo che l'ultima partita l'Atletico Madrid ha vinto 7-1. Ecco. Però
Va in una trasferta difficile l'over, sinceramente. Io all'Atletico Madrid non lo gioco mai, neanche quando gioca con squadre No, l'over non lo inferiori. so, Tutto non... al più quando gioca in trasferta, in queste trasferte che possono essere veramente infami. Difficilmente, secondo me, il Rostov riuscirà a fare un gol. Però ti dico la verità, a me quell'1,40 Non mi senza infamia e dispiace. senza lode. Se lo davano a 1,20 fuori casa non No, l'avrei non giocato. Però l'avrei. 1,40 secondo me, 2 secco è una quota 2 abbastanza. secco va bene pure Che va, secondo me. se voi mettete 4 partite, buttateci pure l'Atletico come quinta, vi alza il bonus perché sapete che dopo la quinta partita il bonus si moltiplica, quindi è una cosa È una abbastanza cosa buona. E fattibile. Vai. forse adesso abbiamo la partita più difficile. Qual è? Dinamo Kiev-Benfica. Più difficile dal punto di vista delle quote. Perché abbiamo la Dimmi. Dinamo Kiev a 2,50, il pareggio a 3,15 e il Benfica a 2,90. Potrebbe essere una partita molto abbottonata. Però, io ti dico però, la Dinamo Kiev è una squadra che soprattutto in casa non rinuncerà ad attaccare. Molto probabilmente. Il Benfica, sì, poi Benfica, stava di Benfica. Besiktas perché stanno tutto allo stesso girone, mi stava a rincoglionire. Il Benfica, a parte il bel nome che attira, insomma, potrebbe essere. A parte quello, secondo me è una squadra che comunque alla fine dei conti non è che subisce solo, in qualche modo sicuramente reagirà. Non vi scordate che siamo in È una Champions squadra League, offensiva. è una squadra offensiva. Se sono arrivati pure loro in Champions League, un motivo ci sarà. Va bene? Poi, Quindi, soprattutto quando non è che sta giocando contro il Barcellona, sta giocando fuori casa. certo. Secondo me è un gol. Un gol ce lo Tu vedi? guarda che lo sbagliamo come abbiamo fatto ieri col Tottenham, che alla fine poteva essere una partita veramente da oh, sono cose che capitano, uno non è che può beccare tutte. E secondo me sì, secondo me io vado sul gol. Per andare tranquillo, se non ve la sentite, che pensate che è molto rischiosa, questa lasciatela perdere e giocatevele altre. Perché Sì. tanto comunque abbiamo dato bei consigli, c'è qualche bella quotina che vi può permettere di vincere almeno, non dico tanto, un centinaio di euro, che comunque non è che fanno Non è mai che fanno male. male. Io mi sento il gol, tu? Io non mi esprimo. Non ti esprimi, stiamo a parlare da 8 ore e mezza e Abbiamo allora finito. abbiamo finito con i pronostici. Sì, tutte e Potremmo otto le mettere partite. segna squadra trasferta a Benfica, che potrebbe, se proprio uno non si sente il gol, secondo me il Benfica Il comunque Benfica può darsi che ancora lo fa, lo però potrebbe fare, lo potrebbe fare. sono ancora un po' scottato dalla partita di ieri Leverkusen-Tottenham, devo dire la verità. Ma sono due squadre, quattro Sì, squadre non completamente c'entrano diverse. niente. Prossimo pronostico, sarà di gameplay, no, quello arriva dopo, ve l'abbiamo detto, Barcellona-Manchester City. 300 like su questo video entro stasera a Mi mezzanotte. Domani raccomando. arrivano i pronostici di Europa League. Ragazzi, mi raccomando, ci stanno un sacco di partite, selezioneremo quelle Quelle migliori perché sono migliori. veramente troppe. Sicuramente punteremo sulle italiane. Probabilmente sì. Quindi abbiamo detto i like. Sgrotta, Avevo un sgrotta, piccolo. tranquillo. No, se lo fai aumentiamo lo share, a me piace come cosa. Vai. Mettete sempre mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Dobbiamo aggiungere altro? No. Credo proprio te. Vi possiamo Se... salutare, ragazzi. Ah, niente, che stasera voglio fare anche il post partita di Napoli-Benfica alle 11:30. Se ci riusciamo, se Se ci raggiungiamo riusciamo. 6.000 like a questo video. Bella! Ciao, ragazzi.